proprio così, l'impresa eccezionale è essere normale. Noi abbiamo provato a farlo qui in questo studio con voi per una lunga, complicata stagione che ci ha fatto male sulla pelle, sul cuore, ci ha messo molto molto alla prova, e però noi abbiamo fatto tutti i giorni con grande passione il nostro lavoro, abbiamo provato a raccontarvi i fatti, a spiegarvi quello che stava accadendo, a darvi informazioni utili, ad ascoltare le persone, quelle che nessuno ascolta, persone che abbiamo dato voce in questo studio, e di questo vado particolarmente fiera. E poi c'è un'altra cosa che voglio dirvi: ho una gran voglia di tornare alla mia vita, alla normalità, alla normalità anche di questo studio. Dietro di me c'è sempre stato un pubblico che io tenevo moltissimo, mi dava grande calore. E allora oggi, come piccolo simbolo di un ritorno alla normalità, faccio entrare in studio Elisabetta, la prima persona che si è seduta tra il mio pubblico, la prima storia che ho raccontato ad Aria che Tira. Eli, siediti, grande Eli. Allora, questa signora qui è il mio talismano, ha fatto con me tutte le puntate dell'Aria che Tira, la prima all'ultima. Quest'anno siamo state lontane, ma io spero davvero che l'anno 21 ci sarà anche lei, perché ci saremo tutti normalizzati. Questo vorrebbe dire avere Elisabetta in studio con noi. Si è commossa, Eli. E dopodiché, ragazzi, devo ringraziare un sacco di gente. Qualcosa dovrò leggere, perché è stato un anno, appunto, ve l'ho detto, particolarmente complicato e faticoso per noi. Abbiamo pianto insieme, abbiamo riso insieme, ci siamo arrabbiati. Io mi arrabbio spesso, lo dice pure l'Aforia. Grazie ai miei autori, grazie alla redazione, grazie alla regia, grazie alla produzione, che fanno un lavoro pazzesco, come dice Barbara Foria. E grazie al comparto tecnico, perché io mi arrabbio, faccio tutto da sola, ma in realtà senza una squadra meravigliosa di grandi professionisti che sono qua attorno a me tutti i giorni, non riusciremo ad andare in onda e a fare il lavoro che ci piace fare assieme a voi. Quindi io ringrazio davvero tutti col cuore, naturalmente il parrucco divino, i costumi, il mio costumista geniale, il mio trucco bellissimo, me lo copia pure l'Aforia, e poi Celeste, i social, insomma tutti quelli che ci aiutano ogni giorno, il mio direttore Andrea Salerno, il mio amministratore delegato Marco Ghigliani, il mio editore Urbano Cairo, e tutti voi soprattutto, perché senza di voi, senza il vostro appoggio, la vostra forza e il vostro affetto, non sarei qui tutti i giorni da una vita ormai. Ci vediamo a settembre, però da lunedì c'è Magnani Studio, l'area d'estate, e io non sparisco perché vigilo, vedo che succede, la mia squadra è in campo, come sapete, faccio capolino e preparo un sacco di belle novità e di belle idee per voi, perché sarà un anno pazzesco pure il prossimo, Eli? Senz'altro. Pazzesco. Grazie ragazzi, a prestissimo, ciao.